Aderire e promuovere le comunità energetiche e rinnovabili non solo conviene, ma è necessario per governare un processo di sostenibilità ambientale, migliorando nel contempo il conto economico delle aziende. Tanti gli esperti che hanno partecipato a Villa Calciati di Dosimo al secondo Energy Forum organizzato da Abindustria Cremona, durante il quale sono stati illustrati i numerosi aspetti che ruotano attorno a una transizione energetica verso la quale è inevitabile andare. Dopo l'evento dello scorso anno dedicato soprattutto al caro energia, ora un passo avanti verso una sostenibilità economica e ambientale, e per parlare di circolarità, decarbonizzazione, digitalizzazione e soprattutto di comunità energetiche rinnovabili. Mauro Guarneri, presidente RGM Elettrotecnica Industriale e presidente del consorzio Energy API Cremona. Noi come API Industria e come consorzio API Energia abbiamo la necessità di rispondere alle esigenze delle aziende per questa transizione energetica, per cui siamo al loro fianco per seguire nel migliore dei modi per arrivare a dare un supporto per questa transizione energetica. Non sarà una transizione energetica che si può fare in poco tempo, ci vorranno anni e noi dobbiamo affiancare le nostre aziende per far sì che si possano trovare pronte tra 4-5 anni, quando tutti quanti dovremmo essere veramente ecologici. Numerosi gli imprenditori presenti al forum, tra i quali non mancano dubbi e perplessità, a cui hanno tentato di rispondere i tanti esperti, come l'ingegner Davide Chiaroni del gruppo di ricerca Energy Strategy del Politecnico di Milano. L'aspetto che intimorisce di più l'azienda nel mondo delle comunità energetiche in questo momento è capire come viene valorizzata l'energia condivisa e come la possono sfruttare nell'insieme della comunità energetica. Quindi c'è un tema di governance, quindi decisione sulle modalità di ripartizione dei vantaggi, che effettivamente sono uno dei problemi oggi da definire, delle difficoltà maggiori nell'attuare poi la comunità energetica. Il vantaggio però è quello che questi benefici vanno on top rispetto a quello che normalmente guadagnerebbero dall'avere un investimento autonomo. Fare questo passaggio, cioè capire che la comunità energetica mi può dare un extra, magari complesso da definire, da condividere, ma è comunque pur sempre un extra rispetto al valore di investire nelle rinnovabili, è forse il passaggio fondamentale.